tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Picchia l'amico della sua ex fidanzata, uno stalker fanese denunciato dalla polizia. Quasi 300 bancali di legno sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pesaro. Caccia al vaccino anti-influenzale, ma gli scaffali sono ancora vuoti. Addio a tavoli e sedie con lo sponsor, in centro si applica la regola. Giovedì sera, nuova puntata in diretta di Missione Salute. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia, l'informazione sul canale 17 di Fano TV. Cominciamo subito con la cronaca e con la notizia che arriva da Pesaro, dalla Guardia di Finanza, dove che ha sequestrato quasi 300 bancali di legno contraffatti. 11.300 sono i prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pesaro per un valore totale di oltre 90.000 euro e 39 le persone segnalate all'autorità giudiziaria. Vanno giù con la mano pesante le fiamme gialle del comando provinciale sulla lotta alle contraffazioni e ai prodotti taroccati senza le necessarie certificazioni che ne attestino la sicurezza e la salubrità ai danni di consumatori e aziende oneste, interpretando al meglio la volontà del Comitato Provinciale per la Sicurezza espressa ad inizio della stagione estiva. Viene subito da pensare ai tanti venditori ambulanti che spesso vediamo gironzolare per le spiagge o durante le fiere, che con le loro pesanti zavorre di plastica trasportano ogni genere di mercanzia o prodotti di dubbia provenienza presenti in alcune bancarelle, compresi quelli per bambini con colori e materiali tossici, in barba a chi invece lavora in maniera seria e produce secondo le normative e con gli operai in regola. L'impegno del corpo della Guardia di Finanza è orientato, si pone come punto di riferimento per le imprese che rispettano le regole e di conseguenza condizione essenziale per attrarre gli investimenti e quindi dare fiducia all'economia onesta, in contrasto ad un'economia criminale parallela che genera concorrenza sleale e provoca un danno non soltanto alla salute, potenzialmente alla salute dei consumatori finali, ma anche genera spesso, come dicevo, un'economia criminale parallela che produce ulteriori illeciti, quali lo sfruttamento della manodopera irregolare, il riciclaggio, l'evasione fiscale. Ma non sono stati solo i venditori abusivi e la loro mercanzia griffata abusivamente l'obiettivo dei finanzieri, anche prodotti aziendali che non penseresti mai fossero oggetto di contraffazione, come i 292 bancali in legno sequestrati ad un'azienda pesarese con il marchio falso, di aziende invece serie che, non avendo gli standard di sicurezza obbligatori, potevano rappresentare un serio pericolo per chi li avrebbe maneggiati. Legno scadente, prodotti tossici e assemblaggio non conforme potevano ferire seriamente chi li avrebbe adoperati. È il caso di dire che il prezzo non vale la candela. Non sopportava l'idea di vedere la sua ex fidanzata in compagnia di altri uomini, così un uomo è stato denunciato dalla polizia di Fano. Ha picchiato l'amico della sua ex ragazza che perseguitava e tormentava da tempo ed è stato denunciato dalla polizia di Fano per atti persecutori. Un quarantenne abile nelle arti marziali che da tempo perseguitava pedinandola e affrontandola frequentemente la sua ex, non accettando il fatto che la loro relazione fosse finita, si era beccato un ammonimento e gli erano state sequestrate alcune armi in suo possesso. Questo non lo aveva fermato però, anzi sempre più frequentemente contattava e seguiva la sua ex, fino ad alcuni giorni fa, dove è arrivato a malmenare un amico della ragazza che era intervenuto in suo aiuto, cosa che questa volta gli è costata una denuncia.
Non è il solo risultato degli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, conseguiti nella settimana scorsa. Assieme ai colleghi del reparto anticrimine di Perugia, numerosi controlli sono stati effettuati e che hanno portato ad identificare oltre 126 persone, ad arrestarne una e quattro denunciate a piede libero, di cui una minorenne, una 17enne rumena, colpevole di diverse truffe e di ricettazione. Assicurato alla giustizia è portato nel carcere di Villa Fastigi un 60enne laziale residente a San Lazzaro che doveva scontare pene legate a reati finanziari per un totale di 4 anni di reclusione. Infine, sul fronte dello spaccio di stupefacenti nei luoghi frequentati dai minori, è stato rintracciato nei pressi delle scuole in piazza Amiani un 35enne fanese, già noto spacciatore, in compagnia di diversi studenti con addosso 5 grammi di varia droga, cosa per la quale è stato segnalato alla prefettura come consumatore abituale. E con l'arrivo del freddo arrivano puntualmente anche i malanni di stagione, tra cui anche l'influenza, e sono in tanti in questi giorni a chiamare i centralini dell'ASUR per chiedere dei vaccini. Dottore, posso venire a fare il vaccino? È già arrivato in farmacia? Lo posso venire a comprare? Sono queste le telefonate più ricorrenti in questi giorni negli ambulatori e nelle farmacie. Ormai è sindrome influenza tra la gente. Sono bastati qualche servizio sulle TV nazionali e sulla stampa per scatenare il parapiglia sul fatto che il nuovo ceppo di quest'anno, la H3, sia oltre che più violento, già stato isolato a fine agosto in un bambino extracomunitario proveniente dalla Libia, fatto che potrebbe anticipare di qualche mese il picco influenzale, rendendo così praticamente inutile il vaccinarsi. A questo si è unito anche l'alert lanciato dai medici di famiglia aderenti alla FIMG, una delle associazioni di categoria, durante il loro congresso nazionale, preoccupati dell'aggressività di questo ceppo. Ma l'Italia è stretta e lunga e ogni territorio ha la sua storicità, oltre ad essere costantemente monitorato da chi di dovere sugli aspetti sociosanitari come il Dipartimento di Prevenzione Salute. Dottor Agostini, questo problema dell'influenza che è in anticipo è un problema che riguarda anche il nostro territorio? Può essere un problema per i nostri cittadini? Il picco epidemico dell'influenza nel nostro territorio l'abbiamo sempre avuto, inizia a gennaio per salire in maniera esponenziale verso febbraio, quindi il grosso dell'influenza da noi si ha tra fine gennaio e febbraio, per poi arrivare a marzo dove decresce. La vaccinazione è in programma da fare entro il mese di novembre, può essere fatta anche i primi di dicembre, perché per essere coperti basta un mese, almeno un mese prima rispetto all'eventuale epidemia di influenza. Quindi una vaccinazione fatta a novembre copre benissimo verso gennaio l'eventuale picco. In genere noi partiamo con la campagna vaccinale verso la fine di novembre, anche l'anno scorso è stato così, anche l'anno precedente, e se non ci sono disguidi legati a, c'è stato anche il problema del terremoto, per cui la regione è un po' impegnata in questo periodo in alcune emergenze, però in genere noi quando entro la fine di novembre si parte con la campagna. Noi ci stiamo organizzando per partire dal 15 novembre in poi. Addio a tavoli e sedie sponsorizzati in tutto il centro storico di Fano. D'ora in poi, infatti, gli esercenti dovranno attenersi e rispettare le linee guida che sono state stabilite dal Comune. Tira aria di bistrò alla francese per le vie del centro di Fano, un'area che per ora è solo brezza, ma che potrebbe diventare ben presto un monsone. Una situazione un po' scomoda, quella di chi deve operare delle scelte trovandosi stretto tra i vincoli della soprintendenza riguardanti ora tutta la zona del centro entro le cinta murarie, che obbligano a scelte vincolate, e le esigenze pratico-funzionali dei gestori dei locali.
Il tema degli arredi esterni del centro storico su materiale, fattura, gradazione di colori e strutture coperte è solo all'inizio, ma già alcuni degli aspetti del regolamento comunale sui Deor, ancora in fase embrionale, illustrato dall'assessore Paolini solo alle associazioni di categoria, dicevamo che già destano alcune perplessità in fatto di materiali. La plastica la si dovrebbe eliminare del tutto a favore del metallo, in stile appunto bistro francese, che però ha altri pesi rispetto al materiale plastico. Tutti d'accordo che questa sia la strada giusta per riqualificare il centro storico, ma l'idea di spostare giornalmente 200 francesine in metallo preoccupa non poco. Tavoline, seggiole in metallo o ferro, quel che sia, dato che li dobbiamo spostare due volte alla settimana, mettere e toglierle, è un'impresa impossibile. Se ci dessero degli spazi dove mantenerli quelle due volte alla settimana, allora un altro tipo di discorso. Ma sicuramente per l'impatto che ha nella città è una cosa positiva. Noi vengo dalla realtà di Senigallia, è stato fatto anche questa esperienza, è stata anche ben accettata da tutti quanti e sicuramente ne accresce anche il valore della città, la bellezza architettonica della città. Sarebbe un attimino il caso di metterci un attimino in linea, un attimino sì, perché in giro si vedono delle cose diciamo un po' bruttine. Un attimino metterci in linea con gli arredi, sì, ne guadagnerebbe sicuramente il centro storico. Sedi in metallo, sedi in plastica, colori, su che cosa non siete convinti? Materiale. Due volte a settimana dobbiamo toglierlo. Quindi pesante, ferro. Metallo. Sicuramente se si riesce a coordinare l'estetica dei tavoli e delle sedie può portare soltanto un bene anche alle nostre attività. Sicuramente bisogna tener conto anche nella scelta dei materiali, perché purtroppo non abbiamo spazi adeguati per poter ricoverare appunto tavoli, sedie e ombrelloni durante i giorni di mercato. Ma che ci sia una linea guida da parte del comune, questo è giusto. Sì, magari fare un di Fano una piccola Parigi non sarebbe male. Purtroppo ci sono anche delle difficoltà in alcune zone. Con l'abbassamento delle temperature arriva con 3 giorni di anticipo l'ordinanza del sindaco di Fano che autorizza l'accensione anticipata dei termosifoni, quindi oggi, domani e venerdì gli impianti pubblici e domestici potranno essere attivati per un massimo di 7 ore al giorno ad una temperatura massima di 18 gradi più 2 di tolleranza. Poi da sabato invece fino al 15 di aprile si potranno tenere accesi per 14 ore giornaliere. Con la perturbazione di ieri, a proposito di freddo, è caduta anche la prima neve, come si può vedere da queste fotografie, da queste immagini. La cima del Nerone è stata imbiancata da una coltre bianca che ha raggiunto qualche centimetro. Buona notizia invece per lo sport marchigiano: dal CONI arriva oggi la notizia che di un importante finanziamento a fondo perduto, ben 2.700.000 euro da destinare a 14 comuni marchigiani e tra questi anche Pesaro, Fano e Cartoceto, che potranno così rigenerare gli impianti sportivi senza spendere un euro. Una nostra segnalatrice ieri mattina ci ha mandato degli scatti fotografici tramite WhatsApp sull'affollamento degli autobus e la mancata sicurezza dei ragazzi, che sono costretti dunque a viaggiare in piedi a loro rischio e pericolo. Queste sono le fotografie che ci ha inviato al 338-4968-250 e questa nostra segnalatrice ci ha scritto anche, noi l'abbiamo riportato così com'è, senza apporre nessuna modifica anche grammaticale, tutti i santi giorni nella Corriera delle 13:15 che arriva da Pesaro e passa al Pincio di Fano per la corsa studenti, va contro le norme di sicurezza non garantendo i posti a sedere, neanche i posti in piedi, a discapito dei vari abbonamenti abbastanza costosi. Costringe persone a cambiare autobus, quella destinazione a fine corsa, posticipando l'orario di ritorno. Chiediamo maggiore serietà e l'aggiunta di un ulteriore autobus anche per motivi di sicurezza. Nonostante le ripetute segnalazioni fatte all'Adriabus dall'inizio dell'anno, non ci sono stati cambiamenti.
La fibrosi cistica è una malattia genetica rara, molto diffusa, che colpisce soprattutto l'apparato digerente e i polmoni. Oggi non esiste una cura risolutiva e l'utilizzo di alcuni approcci terapeutici è utile per garantire loro un buon standard di vita. Di fibrosi cistica si parlerà venerdì 14 ottobre alle ore 15 nella sala della Mediateca Montanari a Fano. Interverranno i dottori Renzo Ciatti, neuropsichiatria infantile del Santa Croce di Fano, Claudio Ciccoli, direttore di ostetricia e ginecologia sempre del Santa Croce di Fano, Benedetta Fabrizi, dirigente medico del Centro regionale di fibrosi cistica delle Marche, Roberta Marcozzi, logopedista associata alla Lega Italiana Fibrosi Cistica, Andrea Mengucci, presidente della sezione Marche, Massimo Valentini, genetista molecolare dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. E sempre di sanità si parlerà domani sera, giovedì, in diretta, subito dopo il nostro telegiornale, per una nuova puntata, con una nuova puntata di Missione Salute. E nella puntata di giovedì sera si parlerà di medicina riabilitativa. Parleremo delle attività dell'unità operativa di medicina riabilitativa che si svolgono prevalentemente nei reparti per acuti dei tre presidi ospedalieri di Fano, di Pesaro e Moraglia. Il nostro lavoro consiste prima di tutto nella presa in carico degli individui di tutte le età suscettibili di recupero funzionale, che sono degenti nei vari reparti. Questi pazienti necessitano di un progetto riabilitativo individuale redatto dallo specialista fisiatra ed attuato dal fisioterapista e dal logopedista. Illustreremo poi le attività del centro ambulatoriale di riabilitazione ubicato nel presidio ospedaliero di Fano, che è rivolto a pazienti che si trovano in fase post-acuta, portatori di disabilità di ordine ortopedico, neurologico, oncologico e più recentemente anche cardiologico. Dedicheremo poi in particolare una parte di questa ripresa alle attività appunto che si svolgono nel servizio di riabilitazione cardiologica. Puntata dunque interessante da non perdere domani sera, ripeto, giovedì, dopo il telegiornale. TG che finisce qui, grazie per averci seguito. Dopo di noi andrà in onda uno speciale dedicato alla gara podistica Cucuran. Arrivederci.